Ciao, Jerry. Michael, ero in pena per te. Tutto ok? Sì, sto bene. E credo di conoscere l'identità dell'intruso. Dimmi allora, chi è? James Blackwood. Quel Blackwood? Michael, dici sul serio. Hai il fantasma dell'assassino in giro per casa? Non parlo del suo fantasma, Jerry. Intendo proprio lui. Che diavolo vuoi dire? Intendo James Blackwood in persona, vivo e vegeto in casa sua. Cosa? Ma è impossibile. È possibile, ti dico. Dopo aver ucciso la moglie e aver capito ciò che aveva fatto, pregò Christopher Milton di aiutarlo, simulando la sua morte. Milton, l'ex proprietario? Michael sta impazzendo. Anche se fosse riuscito a nascondersi, come avrebbe fatto a sopravvivere? Milton è sparito da anni. Ottima osservazione. Ma un uomo così disperato avrebbe trovato il modo. Già, diventando un fantasma. Aspetta un attimo. Ecco, ce l'ho proprio qui. James Blackwood morì nel giugno del 1963. Vuoi piantarla adesso? Jerry, ascoltami, non posso sbagliarmi. C'è solo il corpo della signora Blackwood nella cripta. Il suo non c'è. Oddio, Michael. Hai veramente perso la testa. Profanare le tombe. Cos'altro vuoi fare? Sconsacrare la cappella? Qualunque cosa pur di risolvere questo mistero. Pensavo che storie come questa si trovassero solo nei libri. Ecco perché inizio a temere per la tua salute mentale. Vedrai. Salve, parlo con il signor William Bailey? Sono io. E lei è? Mi scusi, mi chiamo Michael Arthate. Sono un giornalista e scrivo per un quotidiano di Rodbury. Capisco. E cosa desidera? Beh, lei è un ex comandante della polizia di questa città, giusto? Esatto. E
È stato molti anni fa. Ed è a lei che venne affidato un famoso, o forse dovrei dire famigerato, caso qua giù. Oh, cavolo. Non mi dica che è per James Blackwood. Ebbene, sì. Sto scrivendo un pezzo per il mio giornale. Sui più famosi crimini del Northumberland. Ha una vaga idea di quante volte abbia dovuto parlarne? Vada a informarsi in biblioteca. Sono certo che troverà un sacco di materiale su Blackwood. Per favore, signor Bailey, la supplico. Sarebbe diverso avere una testimonianza diretta e niente meno che del celebre William Bailey di Rodbury. Ok, figliuolo. Risparmiami questa lagna. Cosa vuoi sapere? Beh, innanzitutto, cosa vide esattamente Eva Mariani? Vide abbastanza, giovanotto. James Blackwood che trascinava qualcosa in una fossa scavata in giardino. Inizialmente la Mariani non riuscì a capire cosa fosse, ma poi riconobbe il corpo senza vita di Catherine Blackwood, con una brutta ferita. E Blackwood venne subito giudicato colpevole? Lo hanno visto seppellire la moglie, figliuolo. Perché James Blackwood non comparì mai davanti a una giuria? Quando si è ricchi e famosi come lo era James Blackwood, si possono anche evitare le autorità. Tuttavia non si scampa alla giustizia. E giustizia è stata fatta su James Blackwood. Giustizia? E come? Morì poco dopo essere stato accusato. Questo dovresti saperlo. Cosa accadde al dottor Christopher Milton? Chi lo sa? Mi gioco quel che vuoi che quel verme schifoso c'era dentro fino al collo. Però non sono riuscito a provarlo e ho passato anni a indagare sul suo conto. Peccato non averlo mai potuto incriminare. Sta dicendo che avrebbe potuto essere implicato nell'omicidio? Blackwood e Milton erano molto intimi. Milton fece l'impossibile per aiutarlo e persino per riscattare il suo nome dopo la morte. Se fai 2 più 2. E venne mai stabilita la causa della morte di Catherine Blackwood? Sì, in parte. La signorina Mariani vide che la sua gola era lacerata. Squarciata, diceva lei. Deve essere stato terribile per quella poveretta. Però sembra tutto così vago. È come se mancasse qualcosa. Stai forse criticando il modo in cui ha affrontato il caso, giovanotto? No, no, signore, ci mancherebbe. Sto soltanto cercando di capire. Per esempio, perché non fu mai eseguita un'autopsia? Un'autopsia su cosa? Per favore, signore, è molto importante per me e gradirei il suo aiuto. Sto tentando di ricomporre tutti i tasselli di questo mistero. Mistero? Quale mistero? Devi essere uno di quelli che va sempre a cercare il pelo nell'uovo, eh? Temo di non capire, signore. Senti, figliuolo. Quello spietato bastardo ha ammazzato la moglie, Dio solo sa perché. Ma lui e il suo dottorino hanno fatto di tutto per ostacolare le indagini. Non bisogna essere un investigatore brillante per capire che Blackwood è colpevole. C'è sempre un movente dietro un omicidio. Nessuno ha mai scoperto perché Blackwood lo avrebbe fatto. I psicopatici non hanno bisogno di un movente. E James Blackwood era uno di quelli. Deve esserci qualcos'altro. Non posso credere che un bel giorno Blackwood sia impazzito così. Non avrebbe senso. La gente impazzisce, figliuolo. Potrebbe essere già successo anche a te. Beh, allora mi racconti come reagì Blackwood quando la moglie venne disseppellita. Che cosa? Mi riferisco al corpo di Catherine Blackwood. Avrete scavato nel giardino. Come ho detto, hanno ostacolato le indagini. Non siamo mai riusciti a mettere piede nella tenuta. Che razza di giornalista sei, figliuolo? Vuol dire che il corpo in realtà non venne mai recuperato. È proprio ciò che sto dicendo. Ora, se non ti spiace. Ma aspetti, questo è assurdo. Smettila di farmi perdere tempo, accidenti. Mi stavo godendo la pensione, finché tu non hai trovato di meglio da fare che importunarmi. Non voglio più sentir parlare di questo caso. La prego, signor Bailey, non... Lasciami in pace.